Apriamo oggi una nuova rubrica che si chiamerà Disegno accademico e sono dei disegni che generalmente vengono utilizzati nelle accademie delle belle arti come esercizi, diciamo, esercitazioni. In questo caso facciamo dal vivo, riprendiamo dal vivo un fazzoletto, un fazzolettino, un Kleenex, diciamo. E lo eseguiamo con un tratteggio a 45 gradi. Questo tratteggio a 45 gradi dovrà essere progressivo, quindi diciamo che le ombreggiature che dobbiamo andare ad ottenere le otterremo per sovrapposizione, quindi questo diciamo tratteggio che faremo a 45 gradi sul foglio. E le sovrapposizioni tra un tratteggio e l'altro, sempre nello stesso senso, dovranno dare il volume di questo fazzoletto. In questo caso è un fazzoletto. E poi faremo anche delle composizioni. E niente, iniziamo il lavoro e potete seguire un esercizio simile per impratichirvi pure voi con una matita. A proposito, la matita che utilizzerò ha poca importanza. Ovviamente se utilizzate una matita più dura, tipo un HB, avrete degli scuri più chiari, mentre se utilizzate delle matite più morbide, come una 4B, una 6B, una 8B, avete gli scuri un po' più scuri rispetto alle matite più dure. Non ha importanza il tipo di matita che utilizzate, perché è importante invece il procedimento che seguite, quindi non vi preoccupate se viene più sbiadito se utilizzate una matita più dura o più scuro se utilizzate una matita molto più morbida. L'importante è che utilizziate una matita sola, perché questo esercizio non è tanto il riportare dal vero questo fazzoletto, ma è impratichirvi con le sovrapposizioni, con le velature della matita. Detto questo, passiamo al lavoro vero e proprio. Avrete notato che di tanto in tanto mi fermo per le proporzioni. Come si fanno le proporzioni? Guardando un oggetto dal vero, prendete la matita e andate a misurare. Per esempio, nel caso di questo fazzoletto abbiamo un punto che va da qui a qui. Come bisogna riportarlo sul disegno? Come si prendono le misure? Ma innanzitutto si stabilisce un punto iniziale. Per esempio, ammettiamo questo spigolo, lo prendiamo con la matita e da qui vediamo quanto è grande il fazzoletto. Questo, per esempio, è da questo spigolo fino allo spigolo finale, e poi da qui prendiamo la lunghezza con il braccio tirato, prendiamo sempre con la stessa lunghezza del braccio, prendiamo la distanza da qui a qui. Questa la possiamo riportare o esattamente così sul disegno, oppure la possiamo fare doppia o tripla a seconda della grandezza che gli vogliamo dare. Allo stesso modo, per esempio, i quadratini del fazzoletto, che in questo caso sono 4, andiamo a prendere la misura di un quadratino e vediamo che all'incirca sono uguali i primi tre, mentre il quarto è un pochettino più lungo perché è più vicino a noi. Anche questo lo possiamo riportare sul foglio esattamente con le stesse misure, oppure con le misure raddoppiate per come vogliamo. Proseguendo con questo metodo, diciamo che in un certo senso prendiamo le misure del disegno dal punto di vista dove siamo seduti e con la stessa luce, perché le ombre poi devono essere le stesse. Quindi, se non riusciamo a completare nello stesso giorno, non dobbiamo toccare il fazzolettino e la luce la dobbiamo rimettere esattamente nello stesso punto. Oppure, se abbiamo una stanza dedicata, possiamo tranquillamente
e lasciarlo così per com'è per il giorno successivo. Considerate che un esercizio di questo genere, anche per una persona poco pratica, in 3 ore ce la dovrebbe fare, quindi dovete partire dal presupposto che ci vogliono circa 3 ore per realizzarlo, per chi è più pratico ce ne vorranno molte di meno, e quindi i tempi non sono lunghissimi. Questo è il metodo di misura che utilizzo generalmente io, e diciamo che le proporzioni sono simili. Poi con il tempo non avrete più bisogno di prendere queste misure, perché l'occhio si abitua e in automatico queste misure le prende senza bisogno di prenderle con la matita, e quindi è solo per i primissimi esercizi. Dopo il decimo vi posso garantire che non avete più bisogno di prendere le misure. Io è per una questione di scrupolo che cerco di farlo, di realizzarlo quanto più esatto possibile, quindi non mi fido ancora tanto dell'occhio e preferisco continuare sempre a prendermi le misure. Adesso rendiamo quanto più appuntita possibile la punta, perché dobbiamo andare a definire i bordi dell'immagine, e questo lo si fa sempre con una linea per sovrapposizione, quindi non fare dei tratti, non realizzare dei tratti molto marcati, eventualmente passare più volte con toni leggeri. Come potete notare, il risultato finale non è un disegno fotorealistico, perché non abbiamo utilizzato, non abbiamo fatto uso di sfumini o di sfumare la grafite, ma semplicemente di tratteggiarla, quindi il disegno è stato eseguito al tratteggio. Di conseguenza non può essere un disegno fotorealistico, questo è un disegno che ci dà la possibilità di poter capire come le velature della grafite, per progressiva sovrapposizione, possano rendere i volumi dell'immagine.